vi do il benvenuto perché è già collegato. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Marta, marketing manager di SMS Hosting, quindi diciamo che mi occupo di tutto quello che è il marketing qui in SMS Hosting e finalmente sono riuscita a portare a voi, miei cari seguaci di marketing, i webinar con ospite. Questo è stato, diciamo, fortemente voluto perché comunque l'obiettivo che io mi voglio porre da raggiungere insieme a voi è proprio quello di avere padronanza un po' di tutti gli strumenti di marketing e di comunicazione per utilizzarli al meglio. Quindi voglio, cioè ci tengo davvero che voi otteniate risultati dalla vostra comunicazione. Questo è un po' il motivo per cui inizieremo a fare dei webinar anche con ospiti non solamente del mondo SMS, ma del mondo comunicazione in genere. Quindi oggi l'argomento è Instagram, che è un social media, è il più beh, insomma, anzi, non dico niente di Instagram perché ve lo racconterà il nostro ospite di quest'oggi, che è Stefano Cecchini. Stefano è un Instagram specialist e tra i primi 150 web influencer in Italia. Quindi sono veramente onorata di avere qui con noi Stefano. Ho potuto vedere un po' di lavori che ha fatto e sono rimasta molto sorpresa dal suo lavoro, dal suo modo di operare e quindi ho deciso di invitarlo oggi qui con noi. Stefano verrà con il suo collega Vincenzo Galasso, copywriter, e quindi insieme ci condurranno in questo percorso all'interno del mondo Instagram. Quindi io direi che se Vincenzo e Stefano attivate audio e webcam, vi vediamo tutti. Quindi, Ok, eccoci. ok, vi Buongiorno a vedo. tutti. Perfetto. Passo la mia cuffia. Innanzitutto grazie Marta per averci invitato. Salve a tutti. Non so se Grazie a ci sei. voi per esserci, ragazzi. Sono contenta oggi di avervi qui appunto perché, come dicevo, Instagram è un argomento che credo interessi a moltissimi e questo è dimostrato anche dal picco di iscrizione che abbiamo avuto. E quindi io non vi ruberei assolutamente niente, vi lascio parlare a voi. Una piccola anticipazione, scusatemi. Alla fine Stefano e Vincenzo risponderanno alle vostre domande. Quindi voi scrivete nel box domande. Rimanete fino alla fine, che poi io farò le domande, insomma, e loro vi risponderanno. Assolutamente. Ok, tutto ok. Allora io vi assegno il ruolo di relatore. Grazie. Se si vedi. Ok, dovremmo vedere il vostro schermo. Perfetto. Ok. Penso che possiamo aprire. Sì. Ok. Aprite pure la presentazione. Sì. Guardiamo un po'. Ok, perfetto. Ok, ce l'abbiamo sotto. Perfetto. Eccolo Ok, qua. Bene, andiamo allora per. io mi tolgo e vi lascio la parola. Grazie mille. Grazie. Ci siamo. Grazie mille. Ok, perfetto. Innanzitutto voglio presentarmi io. Io sono Stefano Cicchini, sono un Instagram specialist e come diceva Marta, ho avuto il piacere di collaborare con grandi brand a livello nazionale e internazionale, specialmente nel mondo dell'automotive e del travel, tra cui Mercedes, Toyota, Smart, quindi ho avuto queste fantastiche esperienze che ho condiviso anche insieme ai miei collaboratori, tra cui Vincenzo Galasso che è qui con me. Salve. Allora, adesso iniziamo subito, vabbè, facciamo partire le slide che ci sono qui, vediamo, ok, perfetto. Allora, di cosa parleremo oggi? Instagram, uno strumento di crescita per il tuo business. Chiaramente, questo webinar è rivolto non solo alle aziende, ma anche ai professionisti, persone fisiche che vogliono utilizzare Instagram come strumento, di business. Vediamo un po' di che cosa parleremo oggi. Allora, inizieremo innanzitutto con illustrarvi quelle che sono le origini di Instagram, come si è sviluppato nel tempo, come utilizzare Instagram come strumento di business, quindi
Vediamo se un attimo se possiamo spostare. Sì, Vediamo forse è questo se qui. possiamo. Allora, spostiamo un attimo il pannello, ok? Perfetto. Ah, Perfetto. ecco, così va meglio, sì. Allora, partiamo come vi dicevo, quindi Instagram come strumento per il business, quindi vi parleremo di influencer marketing, campagne sponsorizzate e tutti gli strumenti di Instagram, i contenuti che sono molto importanti, quindi a partire dalla biografia, immagine del profilo, caption, IG Stories, dirette e IGTV, i tools, vi daremo quelli che sono alcuni spunti su quelli che sono i filtri fotografici, i filtri per i video più utilizzati per fare Instagram sia a livello professionale ma anche che vi possono aiutare in tutti i giorni, diciamo, per sviluppare i vostri contenuti su Instagram. Parleremo del profilo business, quali sono i vantaggi di adottare questo tipo di profilo e Vincenzo vi illustrerà quelli che sono, diciamo, alcune Le attività, sì, le dinamiche. dinamiche relative alla crescita di questo, attraverso questo social, insomma. Allora, parliamo delle origini di Instagram. Non tutti sanno che Instagram era nato con un altro scopo rispetto a quello di oggi. I suoi cofondatori avevano pensato a questo strumento come strumento ideato per check-in, per sviluppare check-in e prenotazioni. In realtà, questo social si sviluppò poi, grazie a uno dei due cofondatori, per attività di tipo legate alle foto scattate dal cellulare. Il 6 ottobre del 2010 viene rilasciata la prima app di Instagram, quindi sull'Apple Store, poi come vedremo anche su Android. Ok, andiamo avanti. Allora, l'evoluzione degli utenti di Instagram. Già questo è un dato che vi fa capire come sono aumentati. Sicuramente Instagram è il social del momento e lo vediamo dai dati, insomma. Siamo partiti nel 2013, erano 90 milioni addirittura gli utenti di Instagram, nel 2018 sono 1 miliardo. Quindi grande crescita da parte di questo social e questo fa capire il ruolo predominante nel mercato dei social media. Quindi abbiamo detto, sicuramente le origini a creare know-how intorno a questo social media. Ci sono stati sicuramente grandi personaggi, come per esempio possiamo vedere la giovane pop star Justin Bieber postò proprio su Instagram nel luglio del 2011 una foto che lo ritraeva nel traffico di Los Angeles. Questa foto fu postata su Twitter e da qui il traffico si spostò completamente su Instagram. È da qui che iniziarono ad arrivare i primi followers e le prime persone che iniziarono a scoprire questo social. Il 3 aprile del 2012, come abbiamo detto prima, Instagram si sposta sul sistema operativo Android, quindi esce diciamo, l'applicazione ufficiale anche per Android. Esattamente 3 giorni dopo, Mark Zuckerberg acquista, come tutti sappiamo, il social, quindi il fondatore di Facebook, per circa 1 miliardo di dollari lordi, che poi sarebbero 741 milioni di dollari netti. Allora, lo sviluppo di questo social media chiaramente si è sviluppato come strumento di condivisione sociale, ma anche come strumento di business, ed è per quello che vedremo quali sono i vantaggi per le aziende, per i brand e per i liberi professionisti. L'influencer marketing è sicuramente una branca importante di questo, non solo di Instagram, ma è un fenomeno che si è sviluppato in questi anni in maniera molto corposa. Quindi noi rispondiamo a 10 semplici domande riguardo all'influencer marketing. Che cos'è intanto l'influencer marketing? Allora, influencer è una parola che, come possiamo leggere, è una parola inglese che significa colui che esercita influenza. Quindi marketing è una parola che conosciamo tutti quanti. Da qui nasce un fenomeno che appunto è relativo alla pubblicizzazione di un prodotto attraverso persone che esercitano una certa influenza sulle intenzioni d'acquisto del consumatore. Quindi, come possiamo vedere, allora, in parole povere, è una persona che grazie al suo bacino d'utenza riesce a influenzare il pensiero del consumatore. Come sappiamo, gli influencer non sono sviluppati solo e semplicemente su Instagram o su YouTube, perché
come vediamo il fenomeno di YouTube che si è sviluppato negli ultimi anni, ma anche altri social hanno sviluppato l'influencer marketing in maniera minore, specialmente Facebook, Twitter, TikTok, un social da monitorare negli ultimi tempi, e Pinterest in maniera molto Sì, più aggiungiamo che marginale. un influencer comunque cerca sempre di creare un ecosistema, diciamo, quindi di cercare di creare un know-how un po' su tutte le piattaforme, quindi diciamo trainare e veicolare il bacino d'utenza, diciamo, dal suo social forte che può essere Instagram, per poi crearsi un profilo importante anche su altri social come YouTube, come Facebook e quant'altro, insomma. Esattamente. Allora, perché l'attività di un influencer dovrebbe essere utile al mio brand o alla mia azienda? Allora, innanzitutto, noi abbiamo parlato, abbiamo fatto un esempio molto semplice. Prima si acquistavano spazi pubblicitari in una stazione, in una grande piazza, chiaramente con costi esorbitanti. Adesso c'è la possibilità di sviluppare e promuovere il proprio prodotto o servizio tramite un influencer, che è comunque una vetrina pubblicitaria, è il nuovo concetto, come vi diciamo, di pubblicità. Come si è sviluppato l'influencer marketing negli ultimi anni? Allora, un dato importante che ci fa capire come si è sviluppato l'influencer marketing è che l'84% delle aziende in Europa vuole sviluppare per l'anno in corso almeno due campagne di influencer marketing. Questo fa capire quanto le aziende abbiano veicolato le proprie pubblicità abbiano utilizzato parte, cioè utilizzeranno in futuro parte del loro budget aziendale per l'influencer marketing. È davvero efficace? Lo diciamo assolutamente sì, perché chiaramente l'influencer marketing è come generare un passaparola assolutamente rapido e virale su una delle piattaforme di cui parlavamo, Instagram in particolare. Chiaramente bisogna scegliere l'influencer giusto al momento giusto per la campagna che si vuole effettuare, insomma. Come si fa una strategia di influencer marketing? Allora, quello che noi diciamo sempre è chiaramente, visto che per alcuni tipi di campagne c'è bisogno di un budget sicuramente elevato, per alcuni tipi di influencer, bisognerebbe rivolgersi a un professionista che si occupa dell'influencer marketing, perché un professionista sa quali sono i prezzi di mercato, quanto deve chiedere a un influencer, quanto l'influencer chiede solitamente, quindi per ogni tipo di campagna sa il budget che deve spendere. Quindi riesce a trattare la fee e a sviluppare la campagna nel miglior modo possibile. Che cos'è la nicchia? Chiaramente, qualcosa che posso consigliare io a chi vuole intraprendere la via dell'influencer marketing è sviluppare al meglio quella che è la propria nicchia. Perché? Chiaramente, ogni brand è alla ricerca di influencer che abbiano una nicchia specifica. Quindi, se tu sei un influencer del mondo fitness, tutte le aziende che promuovono prodotti fitness possono cercare in te una possibile via pubblicitaria. Quindi è importante che, insomma, da questo punto di vista ci si cerchi di creare sempre una nicchia. Come faccio a scegliere gli influencer giusti? Noi abbiamo messo cinque fattori fondamentali: la nicchia, lo stile, il budget, il target e la geolocalizzazione. Della prima abbiamo ampiamente parlato, quindi ne abbiamo parlato prima. Lo stile sicuramente deve essere vicino a quello della nostra azienda. Chiaramente noi abbiamo fatto un esempio, è chiaro che se utilizziamo dei capi di abbigliamento ecologici, cioè, se noi sponsorizziamo dei capi di abbigliamento ecologici, non possiamo mettere addosso un influencer che indossa un giubbetto di pelle. Questo è chiaramente assolutamente fondamentale nella ricerca di un influencer, anche perché si rischia, insomma, di fare anche delle figure a livello di personal branding. Il budget è assolutamente un fattore importante ed è per questo che bisogna rivolgersi a persone professionisti che possano ottimizzare il budget stesso. Il target, allora il target chiaramente è fondamentale nella campagna, perché se noi promuoviamo un prodotto da 18 ai 35 anni, dovremmo cercare un influencer che abbia nella sua community una fascia dei follower che abbiano quella fascia d'età e quindi possano essere interessanti per noi. Chiaramente la geolocalizzazione, se noi siamo un negozio del territorio, sarà forse più interessante per noi cercare degli influencer che siano geolocalizzati su quel territorio. Quanto costa una campagna di influencer marketing? Beh,
Su questo vi direi dipende. Noi abbiamo messo un prezzo simbolico, ma qualsiasi tipo di campagna è diversa, qualsiasi influencer è diverso, bisogna valutare quali sono i suoi numeri, la quantità di follower e la qualità, direi, perché spesso quantità non vuol dire qualità, Certo, sì. il tipo di campagna e la sua durata. Quindi ci sono tante, noi abbiamo messo un prezzo simbolico da 100 euro in su, ma Sì, chiaramente 100 euro è il costo minimo, come diceva Stefano, simbolico, ma si possono spendere diverse migliaia di euro, anche decine di migliaia di euro, in base alla portata della campagna, alla portata dell'azienda e anche alla portata degli influencer che si cercano, perché come diceva Stefano, citava giustamente anche in maniera un po' indiretta l'engagement, perché come diceva, i numeri non sono tutto, perché fare dei numeri è facile. E lo vedremo nelle prossime slide, ma poi l'engagement e la qualità di quei numeri alzano sicuramente, Stefano, confermi, assolutamente. il prezzo di una campagna di influencer marketing. Assolutamente. Andiamo avanti. Ok. Ci siamo posti una domanda, ancora senza puntare su strategie di marketing tradizionali? Assolutamente sì, perché no? Dipende chiaramente anche dal tipo di attività, è chiaro che magari ci sono delle attività più predisposte all'influencer marketing rispetto ad altre. Magari quelle tradizionali, effettivamente tradizionali, possono avere ancora un riscontro sul marketing tradizionale. Influencer marketing, quindi vi parliamo, allora, questa slide è più rivolta a persone che vogliono intraprendere la strada dell'influencer marketing, quindi magari più persone fisiche, ma non solo, anche i brand possono adeguarsi a Sì. questa cosa. Come sfruttare l'influencer marketing iscrivendosi a delle piattaforme? Ve ne abbiamo citate tre che sono, diciamo, le più importanti in Italia, ma ce ne sono diverse in tutta Europa, anzi in tutto il mondo direi. Vi abbiamo citato queste tre. Innanzitutto Buzzle, che è la numero uno delle piattaforme di influencer marketing, Flytrendy, che è una nuova piattaforma molto interessante, e Glambassador, questo specialmente per le ragazze. Buzzle sfrutta, praticamente, come vi dicevo, una piattaforma di influencer marketing che è proprietaria di un algoritmo, di un'intelligenza artificiale che ha sviluppato internamente. Cosa fa questa intelligenza artificiale? Coniuga, diciamo, quella che è la richiesta dei brand con le caratteristiche degli influencer. Quindi praticamente questo algoritmo riesce in qualche modo a scegliere qual è l'influencer migliore per la nicchia di riferimento. Quindi ci sarà un grafico e su questo grafico verranno indicati qual è la percentuale di influenza dell'influencer, scusate se mi ripeto, per quel tipo di campagna. Iscrivendosi a Buzzle si ha la possibilità di essere selezionati per campagne di influencer marketing e di essere anche pagati da questo punto di vista. Queste altre due piattaforme, come vi dicevo, sono molto interessanti, hanno più o meno, diciamo che qui viene incrociata la domanda dei brand con l'offerta dei content creators e praticamente in queste due piattaforme l'azienda sviluppa la campagna autonomamente, quindi inserisce delle campagne e le persone possono, influencer possono partecipare direttamente a queste campagne utilizzando i contenuti che preferiscono e proponendoli al brand che dovrà quindi in qualche modo accettare questi contenuti e dare la possibilità di condividerli. Campagne sponsorizzate. Allora, l'Instagram advertising. Questo non è, diciamo, un webinar che parla dell'advertising, non parliamo di lead generation, vi abbiamo dato una spolverata di ciò che si può fare, diciamo, con la pubblicità anche su Instagram. Allora, praticamente una campagna sponsorizzata è una vera e propria campagna pubblicitaria, come sappiamo, è possibile, fare una sponsorizzata su Instagram, così come è possibile farla su Facebook, direttamente dal business manager. Chiaramente gli obiettivi, il budget, il target, il posizionamento e il contenuto sono gli stessi che vengono adottati per la piattaforma, per il social di Facebook, insomma. Quindi lo strumento pubblicitario è lo stesso. Quali sono gli obiettivi? Sono tendenzialmente tre, così come molti di voi conosceranno su Facebook. Innanzitutto la notorietà del brand, obiettivo di traffico, interazione e conversione. Adesso li vediamo tutti in breve.
La notorietà del brand è un obiettivo che ti consente di raggiungere un numero di utenti X in base ad un budget X. Chiaramente noi pagheremo per un numero di visualizzazioni che vorremmo far ottenere a quel tipo di inserzione. Il traffico interazione è un obiettivo rivolto a coloro che vogliono far conoscere il proprio brand e vogliono far coinvolgere direttamente, e vogliono, desiderano un coinvolgimento diretto. Quindi, in qualche modo, desiderano che questo subisca delle interazioni. Per esempio, noi possiamo far pagare affinché, cioè per ricevere un click su un determinato link, ad esempio un link che ci porta poi il traffico al sito. L'obiettivo della conversione è sicuramente molto interessante perché, specialmente per le aziende, è rivolto a potenziali clienti già interessati al nostro prodotto. È possibile quindi convertire quelle che sono le visite sul nostro sito in possibili acquisti. Come? Vi abbiamo indicato uno degli strumenti sicuramente più importanti per farlo, che è il pixel di Facebook. Cosa serve il pixel di Facebook? Il pixel di Facebook raccoglie dei dati statistici per misurare l'efficacia della tua pubblicità, comprendendo le azioni che le persone seguono sul suo sito web. Quindi chiaramente, in base alle azioni che questi effettuano sul proprio sito web, il pixel di Facebook ci permette di sviluppare delle nuove inserzioni a favore di questi utenti. Il target. Il target è un fattore che va definito in base agli obiettivi sopracitati. La targetizzazione prende in considerazione età, genere, lingua, geolocalizzazione, interessi, comportamenti e dati demografici. È una serie di fattori da utilizzare assolutamente in base ai nostri obiettivi. Allora, il target è assolutamente fondamentale, così come su Facebook. In base alla campagna che dobbiamo fare, dobbiamo conoscere qual è il target di riferimento che dobbiamo adottare. Noi abbiamo fatto un esempio qui. Se dobbiamo promuovere un evento musicale del genere hip hop, dovremmo sviluppare diciamo un target che sia rivolto innanzitutto a un pubblico giovanile e poi che sia interessato alla musica che noi stiamo sponsorizzando, localizzato magari in un territorio di interesse particolare. Posizionamento. Chiaramente, per quanto riguarda il posizionamento, qui stiamo parlando di Instagram, quindi se vogliamo fare delle sponsorizzate su Instagram, solamente all'interno del social media Instagram, chiaramente potremmo sviluppare le inserzioni solo sul feed di Instagram o eventualmente nelle Instagram Stories. Cosa vi consigliamo? Sicuramente nelle Instagram Stories c'è un qualcosa di molto interessante, che è dal discorso legato allo swipe up. Molti di voi sapranno che lo swipe up è uno strumento attualmente disponibile solo per profili con più di 10.000 follower. All'interno delle sponsorizzate, però, questo strumento viene dato anche per profili con meno di 10.000 follower, quindi tutti gli utenti possono utilizzare lo swipe up integrato all'interno della propria inserzione pubblicitaria. Il budget, chiaramente anche qui il budget va definito in base alle esigenze economiche. È chiaro che, così come con Facebook, io consiglio sempre di stanziare, specialmente per le aziende, un budget mensile per la pubblicità, perché sicuramente l'advertising è importante su Facebook, così come su Instagram. E consiglio, così come su Facebook, di effettuare sempre un A/B test, quindi provare a livello di content più diversi tipi di post per vedere quale di questi è più efficace per il tipo di obiettivo che ci siamo proposti. Il content. Allora, chiaramente il content è importante, come vi dicevo prima, così come su Facebook, è importante anche su Instagram. Chiaramente cerchiamo di capire qual è l'obiettivo della campagna, in modo da offrire
la migliore call to action per il tipo di obiettivo che vogliamo raggiungere. Contenuti. Allora, a livello di contenuti, qui abbiamo voluto darvi più che altro, diciamo, per ogni tipo di contenuto. Allora, innanzitutto li vediamo adesso singolarmente tutti quanti. Chiaramente, come sapete, è possibile proporre su Instagram dei post, delle storie, delle dirette e chiaramente dei video in IGTV. Sì, sottolineerei anche il fatto che comunque, a differenza di Facebook, il focus principale su Instagram è quello multimediale, quindi visivo o video, mentre comunque su Facebook l'impatto è la caption e poi c'è sempre un'immagine sotto. Bisogna sempre considerare che i contenuti che vengono proposti su Instagram hanno un focus principale sull'immagine o sul video e dopodiché arriva la caption, quindi che arriva in un ruolo piuttosto secondario. Quindi adesso introduciamo i tipi di contenuti che è possibile strutturare su Instagram. Ok, partiamo allora dalla biografia. Allora, innanzitutto io do sempre grande importanza alla biografia, perché la biografia è assolutamente il biglietto da visita dell'utente che atterra sul nostro profilo. Deve essere chiara e di semplice convenzione, però deve far capire a tutti cosa facciamo, ok? Quindi io direi, innanzitutto, io vi ho consigliato questa applicazione che è Fonts for Instagram, che è un'applicazione che ci consente di utilizzare un font particolare per la nostra biografia. Quindi ci permette in qualche modo di distinguerci dagli altri utenti che sono su Instagram, quindi con un font diverso rispetto a quello che è quello predefinito del social stesso. Dal 2018, cosa molto importante, è possibile taggare un profilo attraverso la chiocciolina, insomma. E questo sia il tag che l'hashtag sono cliccabili dalla biografia, quindi rimandano direttamente all'hashtag stesso, quindi ai contenuti più popolari dell'hashtag e tutti i contenuti che appartengono all'hashtag stesso, e diciamo alla menzione. La menzione permette cioè il tag permette, diciamo, di arrivare anche di atterrare su un profilo secondario che può essere quello personale o quello lavorativo. Quindi qui io consiglio sempre, diciamo, di collegare quello che è il vostro secondo profilo. Se per esempio avete un'azienda, magari io un consiglio che posso dare è mettiamo sempre nella biografia cosa facciamo, dove lavoriamo e quindi rimandiamo, nel caso in cui sono un professionista, rimando all'azienda. Nel caso in cui sono un'azienda, rimando alla mia pagina personale. Immagine del profilo. Allora, qui vi do un semplice consiglio personale. Per quanto riguarda le aziende, io preferisco sempre i loghi, almeno per tutti i clienti nostri, consigliamo sempre un logo. Per l'immagine del profilo di un personaggio pubblico, di una persona fisica, meglio una persona che un'immagine che ci identifica o che comunque fa capire all'utente che siamo noi. Scusatemi. IG Stories. Assolutamente grandissimo, grandissimo, bisogna dare grande importanza a questo strumento che sta avendo sempre più risonanza per Instagram. Instagram lo utilizza in maniera sempre più importante, ormai l'ha messo, è il focus principale. Molte influencer utilizzano stesso le stories come canale di comunicazione e come canale pubblicitario, quindi mi raccomando particolare attenzione a questo strumento. Cosa è possibile fare? Chiaramente anche qui è possibile utilizzare la menzione, così come gli hashtag. Io cosa direi cioè una funzionalità importante, diciamo, da questo punto di vista, sono i sondaggi e le domande. Specialmente per un brand, così come un personaggio pubblico, creare dei sondaggi aumentano assolutamente l'engagement delle IG Stories. Oltre che le visualizzazioni, ma non solo, creano curiosità intorno a quello che viene, insomma, comunicato all'interno delle stesse. Gli hashtag, chiaramente, allora, nel 2017-2018 gli hashtag erano andati un pochino a scemare negli ultimi anni, nel senso la loro importanza era andata un pochino a scemare. Nell'ultimo anno,
si è visto un grande Instagram sta cercando sempre più di dare importanza a questo strumento. E noi sappiamo che il numero di hashtag che si possono utilizzare è un massimo di 30. Io consiglio, allora, non c'è un numero fisso di hashtag, anche se Instagram con un comunicato disse che il numero di hashtag, diciamo, ideale per la sua piattaforma era intorno alle 20 hashtag. Non, io direi che non c'è un numero, l'importante è utilizzare una strategia equilibrata, che sia anche quindi professionale, e radunare gli hashtag in base alle keywords di riferimento. Io vi consiglio un'applicazione che utilizzo io personalmente, che è un'app, ma trovate, insomma, c'è sia un'app, ma la trovate tranquillamente sul web, quindi digitando su Google, Display Purposes, che questa è un'applicazione che vi permette di radunare, come posso dire, gli hashtag migliori sotto la tua foto, cioè nel senso ti dà, diciamo, ti categorizza i migliori hashtag per quel tipo di parola chiave. Dirette. Chiaramente anche questo sono uno strumento spesso sottovalutato su Instagram, ma assolutamente di importanza incredibile, specialmente per un'azienda che vuole sviluppare e promuovere un nuovo prodotto o un nuovo servizio. Zuckerberg si è avvicinato a questo tipo di strumento, diciamo, copiato un pochino da quello che è il social Snapchat, così come è successo per Instagram Stories. Per fare una diretta Instagram è semplicissimo, basta entrare nel pannello delle Instagram Stories, quindi nella home, basta che, insomma, tra i vari strumenti che vi permette di utilizzare, c'è proprio quello delle dirette. Qual è l'obiettivo della diretta? Cioè, innanzitutto l'obiettivo di Instagram è quello di aumentare le interazioni tra gli utenti e quindi una volta avviato live tutti i follower ricevono una notifica che avvisa dell'inizio della trasmissione, così come su Facebook. Quindi questo è molto importante perché persone che vi seguono sempre avranno una notifica prima della vostra diretta e quindi potranno interagire con voi, lasciare un commento, lasciare un like, così come avviene per gli altri contenuti Molte social. aziende e molti brand adoperano lo strumento della diretta su Instagram per fare delle comunicazioni importanti a livello commerciale, presentazioni di prodotti e quant'altro. Quindi anche dal punto di vista proprio della, diciamo, uno strumento proprio per l'azienda è molto fruibile anche da questo punto di vista, la diretta. IGTV, anche questo diciamo che è uno strumento forse non tanto utilizzato su Instagram. Devo dire che però può essere anche qui a livello, specialmente di azienda, uno strumento molto utile. Chiaramente consigliamo sempre di effettuare video in verticale, perché la piattaforma stessa di Instagram predilige questi tipi di contenuti in maniera verticale. Quindi anche per i video relativi al feed e alle foto stesse. Così come per gli altri contenuti presenti su Instagram, i video possono essere commentati, apprezzati con un like e inviati a un altro utente tramite messaggi in direct. Ok, ci siamo con i contenuti. Siamo sempre a livello di contenutistica, parliamo sempre di IGTV. Diciamo, vi abbiamo dato qualche direttiva, vi diamo qualche direttiva su come caricare i video e le durate, diciamo, dello stesso, quindi durata compresa tra 15 secondi e 10 minuti per gli utenti standard. Gli influencer con un alto numero di followers hanno la possibilità di mettere nella piattaforma IGTV video di al massimo 60 minuti. Quindi questo vale per gli influencer così come gli account verificati. Il formato accettato, quindi quello standard, è quello MP4. Le dimensioni massime dei file per i video inferiori a 10 minuti sono pari a 650 MB. Per i video fino a 60 minuti sono pari a 5,4 GB. Chiaramente trovate tutto nelle linee guida della community di Instagram. Contenuti in evidenza. Anche qui io dico sempre ai miei clienti di dare grande importanza a questo strumento, perché così come le storie, i contenuti in evidenza vengono visualizzati dagli utenti che atterrano sul profilo della persona che stanno cercando.
Anche qui io direi di, diciamo, dare sempre un po' di ordine a quello che è il vostro profilo, sia a livello di mood board che a livello di contenuti in evidenza. I contenuti in evidenza sono quelli che trovate prima dei post, diciamo. Io direi che per ordinarli utilizzerei sempre lo stesso sfondo, diciamo. C'è uno strumento che ci permette di fare questo in maniera semplice e veloce, che consiglio a tutti di utilizzare, che è Canva, uno strumento di, diciamo, per fare grafica a livello molto amatoriale, però ci permette di fare comunque di, in maniera molto semplice, di creare delle grafiche molto, molto divertenti e molto utili, insomma, per noi. I tools. Allora, per quanto riguarda i tools, vi abbiamo voluto mettere dei tools che noi utilizziamo più spesso, diciamo, e che sono fruibili a tutti in maniera molto semplice. Allora, i tools per filtri fotografici, noi vi abbiamo consigliato, diciamo, quelli più che utilizziamo di più. Innanzitutto vi consiglio di sempre di utilizzare un preset standard per tutte le vostre pubblicazioni, quindi che abbia sempre più o meno gli stessi colori, adeguando quindi lo sfondo delle foto con colori simili. Diciamo che noi abbiamo tre strumenti particolari: VSCO, Lightroom e Afterlight. VSCO è lo strumento che utilizziamo di più e che più consigliamo ai nostri clienti. Ha un costo davvero accessibile, di 12 euro all'anno, se non mi sbaglio, e ti permette di creare dei preset standard, oltre che scegliere il filtro più adeguato al tuo profilo. Lightroom è uno strumento che c'è sia in versione gratuita che a pagamento, ma la versione gratuita è molto completa e consiglio anche a livello di modificare le foto, è davvero molto utile. Stessa cosa di VSCO, Afterlight, veramente ha un numero di filtri davvero interessante. Anche qui parliamo di un costo molto basso, se non mi sbaglio 5,49 euro one shot, quindi un prezzo davvero, davvero poco, davvero poco importante, diciamo, quindi assolutamente accessibile a tutti. Tools per i video. Allora, qui chiaramente consigliamo sempre, così come in Facebook, di alternare i post fotografici, quindi le foto ai video, perché i video comunque sono ben visti anche dalla piattaforma Instagram. Abbiamo consigliato delle app, diciamo, anche qui non proprio, non professionali, però che comunque danno dei risultati quasi professionali. Una di queste è innanzitutto Animotica, per quelli che utilizzano molto più spesso la piattaforma Microsoft. Animotica è uno strumento molto semplice, anche qui un prezzo ridotto, parliamo di 15 euro all'anno. No, No, scusami, one one shot. shot, scusatemi. Quindi anche qui un prezzo davvero, davvero irrisorio. Poi abbiamo gli strumenti standard, quindi per iOS, che come tutti conosciamo, iMovie. E consiglio uno strumento, un'app che si può gratuita, che si può scaricare sul vostro store, che è Quick. Anche questa è un'app molto intuitiva che noi utilizziamo spesso, diciamo, anche per i nostri video. Tools per gli hashtags. Allora, torniamo sempre. Io qui vi avevo già consigliato questo display purpose, quindi ritorno a dirvi che questo strumento è sicuramente uno dei migliori per aggregare gli hashtags, a parte che vi facilita molto di più il compito insomma, nella pubblicazione. Per quanto riguarda le G-Stories, consigliamo invece Unfold, che è un'applicazione che vi permette di conferire alle vostre G-Stories una forma grafica alternativa e inserire anche delle parti di testo interessanti. Per il mood board vi consigliamo, oltre i tools che abbiamo visto precedentemente, di utilizzare un tools che vi permetta di organizzare, diciamo, anticipatamente, quindi diciamo, nel momento in cui andate a preparare il vostro mood board in maniera anticipata, di visualizzare già quelle che saranno le foto che usciranno
sul vostro profilo, quindi sul vostro feed. Quindi è sicuramente un'app anche questa molto interessante, facilmente, si può scaricare facilmente da qualsiasi store. Diciamo due parole anche sul profilo business, anche qui importante assolutamente lo switch al profilo business, quindi consiglio a tutti di effettuare uno switch dal profilo aziendale al profilo, quindi scusatemi, dal profilo personale al profilo business, perché questo ci dà la possibilità di avere moltissimi, davvero moltissimi vantaggi. Per esempio, la possibilità di consultare le insight per la nostra attività possono essere assolutamente importanti, oppure di utilizzare delle cioè di avere dei tasti che ci permettano di utilizzare delle informazioni di contatto, oppure lo shopping, una novità assolutamente importante, così come la novità che è stata introdotta poco, forse un mese fa, riguarda le prenotazioni degli alberghi e dei ristoranti tramite diciamo direttamente Instagram stesso. Questa, diciamo, è una novità che è ancora in prova, quindi stanno ancora sviluppando la cosa. Sarà presente comunque su Instagram nei prossimi mesi. Allora, i dati che verranno mostrati nelle categorie, quindi avremo sicuramente impression e reach dei vostri post, contenuti con maggiore interazione, informazioni sul pubblico. Queste sono tutte assolutamente delle statistiche da tenere sotto controllo, anche perché ci permettono di capire come si comporta il nostro pubblico e quando è il miglior momento per pubblicare un contenuto. Chiaramente gli insight, come avrete notato, chi ha già il profilo business ha notato che comunque sono molto meno completi rispetto alla piattaforma madre di Facebook. Si dice che comunque anche gli insight di Instagram in futuro saranno molto più completi e si avvicineranno molto a quelli della piattaforma madre, quindi Facebook. Come abbiamo detto, le inserzioni, è possibile creare delle inserzioni. Noi abbiamo messo questa informazione nelle slide perché è possibile creare delle inserzioni direttamente dalla piattaforma Instagram, direttamente dall'app. Tuttavia, io sconsiglio questa strada perché il business manager è molto più completo e ci dà molte più informazioni, quindi ci permette di targetizzare molto meglio il nostro pubblico. Però posso consigliare questo strumento per quei post che vogliamo sponsorizzare velocemente, per cui abbiamo magari un budget molto scarso e quindi vogliamo avere velocemente un post da promuovere. Quindi posso consigliarvi questo tipo di strumento solo in quel caso. Chiaramente, una volta che scegliete il metodo di pagamento, questo andrà per approvazione a Facebook, che deciderà, insomma, di pubblicare o meno il vostro contenuto. Come dicevamo, Instagram si è dimostrata una piattaforma molto attenta alle esigenze dei propri clienti ed è riuscita a mettere in risalto l'opinione degli stessi, incrementando le funzionalità per coloro che lo utilizzano ai fini di business. Quindi questo è molto importante e sicuramente molte più persone adesso stanno utilizzando Instagram a fini di business, così come consiglio io di utilizzare assolutamente Instagram, specialmente per determinate tipi di attività. Per la crescita su Instagram vi lascerò introdurre quello che facciamo noi, quello che bisogna fare per crescere su Instagram, che vi esporrà Vincenzo Galasso, che è copywriter e mio collaboratore nelle attività di tutti i giorni. Allora, quando si parla di crescita su Instagram, chiaramente non bisogna focalizzarsi soltanto sui numeri, perché vanno coniugati due aspetti che possiamo definire la creazione di contenuti e la realizzazione di interazioni. Non bisogna tralasciare diciamo nessuno dei due aspetti. Per quanto riguarda la creazione dei contenuti, Stefano ha ampiamente discusso in maniera esaustiva su questo aspetto, con tutte le slide che avete visto. Se
Spendiamo due parole per quanto riguarda la crescita dal punto di vista delle interazioni. Diciamo, far crescere le interazioni, quindi realizzare interazioni, si traduce automaticamente in una crescita anche dal punto di vista dei numeri. Esistono quattro strade da percorrere, più o meno efficaci, per intraprendere un percorso di crescita su Instagram. E non è un mistero che oggi si siano sviluppate delle vie poco convenzionali, definiamole così, delle strategie poco convenzionali che si discostano dalla strategia, tradizionale. Andiamo a, diciamo, a sottolineare ancora una volta che è necessaria comunque accanto all'interazione anche una pianificazione editoriale esaustiva che sia di elevata qualità e che sia coerente con quello che è il vostro stile, con quella che è la vostra mood board. Parliamo un po' delle quattro vie, da percorrere. Che sono attività di interazione manuale, attività di interazione automatizzata affidata a dei servizi di crescita, una visibilità organica generata dalla fama e l'acquisto di interazioni non organiche. Queste sono le quattro vie che un po' più convenzionali o meno convenzionali vengono adoperate per crescere. L'attività di interazione manuale, di cosa stiamo parlando? È quella vecchio stampo, si tratta quindi di quella vera e organica, in cui voi vi mettete con il vostro smartphone, con il vostro terminale, a generare like, commenti, fare azioni di follow, fare azioni di unfollow, cercando di crescere in questo modo. È una crescita organica, è la più vera che esista, ma purtroppo ha il difetto di essere molto lenta, molto dispendiosa appunto a livello di tempo. Essa si caratterizza appunto per questa azione reiterata e costante del tempo di interazione, ma da sola essa, nella maggior parte dei casi, non è sufficiente ad incrementare con successo i numeri di un profilo Instagram. L'attività di interazione automatizzata affidata a servizi di crescita. Questa, diciamo, che è la modalità in voga al momento, la più importante. Su questa modalità si stanno strutturando tantissimi servizi. E cosa succede? Che sfruttando un algoritmo si riesce a automatizzare queste interazioni, si riescono a generare in maniera rapida, efficiente ed automatica delle interazioni nei profili Instagram gestiti da un servizio X. Quindi diciamo che un servizio X prende in gestione dal punto di vista delle interazioni e non dei contenuti, prende in gestione il profilo e automatizza in target, quindi dando un target, dando una linea guida in base allo stile e agli interessi del profilo, si generano in maniera automatica e rapidissima delle interazioni. La differenza tra questo tipo di servizio e l'acquisto di followers è che le interazioni in questo caso sono sia automatizzate, ma risultano organiche e coinvolgono profili reali. Mentre la differenza tra questa strategia e la prima di cui abbiamo parlato è che questa, sebbene sia automatizzata, rimane sempre organica, ma è rapidissima. E diciamo che è quello che si può fare manualmente, ma alla velocità della luce. La fidabilità organica generata dalla fama è quella più difficile da perseguire, purtroppo, perché appunto bisognerebbe acquisire notorietà per qualcosa. E difatti molte persone che hanno dei profili Instagram e vogliono crescere per diventare influencer o per darsi un know-how su Instagram importante per il proprio brand, tentano di partecipare a talent show, talk show, reality show, programmi TV. Affinché la momentanea notorietà veicoli anche visibilità sui propri social. Noi chiaramente consigliamo ai nostri clienti di intraprendere la seconda via di cui abbiamo parlato e assolutamente non l'ultima che vi sto per introdurre, perché l'ultima tratta proprio l'acquisto di interazioni non organiche. È il più semplice di tutti da conseguire come metodo da intraprendere, perché si trova anche a buon mercato, tuttavia è assolutamente sconsigliatissimo. Noi non consigliamo mai questo, di usufruire di questo tipo di servizi perché porta con sé dei numeri che oltre ad essere di scarsissima qualità sono destinati col tempo, in pochissime settimane, a sgonfiarsi. Difatti i followers che si acquistano sono dei profili automatizzati creati ad hoc da piattaforme per fare numero. Questo tipo di mercato quasi sempre porta dei follower stranieri che non faranno altro, essendo dei profili fittizi, non faranno altro che sporcare il tuo profilo e sporcare il tuo engagement per poi dissolversi e sparire. Dunque, quello che facciamo noi e che consigliamo ai nostri clienti è generare delle interazioni, tra virgolette, automatizzate,
in modo tale da avere dei risultati organici, più rapidi e più di qualità. Ma la cosa importante è che queste interazioni siano sempre in target, che rispecchino sempre le linee guida e lo stile, del vostro profilo. Quindi queste, diciamo, sono le modalità, di crescita, su Instagram in breve. Chiaramente, sarà possibile per approfondimenti, per informazioni, innanzitutto avere questo PowerPoint dove trovate tutte queste informazioni e per qualsiasi informazione o approfondimento potrete contattarci, tramite l'indirizzo mail, marketing@stefanocecchini.com, al numero di telefono 351-560-3032 oppure visitare il sito web di Stefano Cecchini, dove potrete informarvi su quello che facciamo, su come, garantiamo crescita in qualità ai nostri clienti e da lì troverete anche un form per i contatti. Grazie per aver seguito questo webinar. Eccoci qua. Allora torno anch'io. Vediamo qua se mi vedete, mi sentite. Allora ragazzi, complimenti per la presentazione. Noi Grazie. ho ricevuto un sacco di domande, quindi adesso insomma cercherò di passarvi un po' le principali, così cerchiamo un po' di rispondere a tutto. Allora, Certo. Il primo argomento di cui, diciamo, ho ricevuto alcune domande è l'influencer marketing. Allora, ci chiedevano intanto se era possibile fare qualche esempio di costo sulle vostre esperienze per avere, diciamo, un'idea di quanto può costare una campagna di influencer marketing. Ok. Voi magari vi rispondo io a questa. Noi ultimamente abbiamo fatto una campagna di influencer marketing in collaborazione con la Puma. Abbiamo organizzato noi la campagna per loro, chiaramente attraverso un'agenzia estera. Allora, chiaramente le persone che si affidano a noi perché noi conosciamo di più il mercato, noi siamo riusciti in qualche modo a limare quelle che sono le richieste iniziali degli influencer, perché solitamente degli influencer potrebbero chiedere delle cifre spropositate per questi tipi di servizi. Noi siamo riusciti a effettuare una campagna, questa era basata su YouTube, quindi sull'influencer marketing su YouTube, ed ha avuto, se non mi sbaglio, Sì, intorno. siamo riusciti, diciamo, con un budget di circa 2.000-3.000 Sì. euro a organizzare una campagna di influencer marketing su YouTube. Nello specifico, diciamo, però, cosa era incluso in questa campagna? Erano inclusi dei prodotti, appunto, del brand Puma ed erano incluse le fee di tre YouTubers, comunque con un engagement piuttosto Sì, alto. tre YouTubers molto famosi che hanno appunto Esatto, sì. sponsorizzato questi prodotti della Puma sui loro canali con diversi contenuti, quindi. Sottolineiamo l'aspetto, che comunque il budget per una campagna di influencer marketing è molto variabile, perché non esistono, standard di fee dell'influencer. Un influencer con gli stessi numeri e lo stesso engagement potrebbe chiedere il triplo, il quadruplo o 5 volte di più la stessa fee di un altro influencer. Quindi, il consiglio che diamo prima di organizzare una campagna di influencer marketing è stabilire il budget. Chiaramente se lo si deve fare da soli, sempre occhio ai profili, perché chiaramente molti Esatto. profili sono sporchi, hanno dei followers non reali, quindi sempre cercare di dare, insomma, uno sguardo a questi tipi di profili che si vogliono selezionare per queste campagne. Ok, e sì, quindi direi che avete risposto in maniera molto esaustiva e concreta, soprattutto. E sempre per entrare in concreto, un'altra domanda che ci hanno fatto è: per un'agenzia, un'azienda che si occupa di organizzazione eventi, è opportuno iniziare una campagna di influencer marketing? Cioè, secondo voi anche nel settore di organizzazione eventi può essere interessante o no? Assolutamente. Noi collaboriamo spesso con una ragazza di Milano che ha iniziato proprio aveva un'agenzia di digital PR e si è sviluppata quasi completamente, cioè ha sviluppato quasi completamente la sua attività solo nell'influencer marketing. Quindi sì, assolutamente consigliamo di andare su questa strada. Di stanziare un budget, sì, per questa strada, sì, assolutamente. Ok, perfetto. E una piccola domanda sempre su quello che avete detto della campagna Puma.
Mi chiedono se quindi Puma ha speso 2-3 mila euro per questa campagna di influencer marketing. Mi chiedono Sì, se è corretto, come, cioè nel senso. ci queste riferiamo sono le fine, all'Italia. sì, che sono le fine che sono andate agli influencer italiani, chiaramente. Esattamente. Poi la campagna è stata strutturata su tutti i paesi europei ed era stabilita sullo sport, sul calcio, okay? Quindi erano, diciamo, una pubblicità di kit di allenamento di squadre di calcio che vestivano Puma e si è sviluppata su questo budget in Italia. Chiaramente Puma pagherà una fee anche all'agenzia che organizza, agenzia Esatto. barra professionista che organizza la campagna, chiaramente. Ok, quindi questo costo, diciamo, di 2-3 mila euro è meramente per pagare gli influencer, se ho capito Esatto. bene. Per pagare una parte dell'indotto della campagna. Chiaramente è come una catena che ha più anelli, diciamo. Noi abbiamo conosciuto questa cifra per la nostra parte. Chiaramente la cifra si sarà alzata notevolmente perché c'era poi un'ulteriore agenzia di comunicazione spagnola che lavorava, che ha ingaggiato noi per ingaggiare a sua volta questi altri, per organizzare la campagna italiana. Quindi diciamo che Ok, è un flusso, diciamo, però ok. chiaramente, essendoci rivolti a noi, hanno comunque diciamo, risparmiato un grande budget perché le richieste iniziali di questi influencer erano Esatto. molto più alte, si parlava di 6-7 mila euro, quindi se non si sa il valore di mercato di queste persone, si rischia di andare su budget veramente Altissimi, altissimi, fuori mercato, sì. fuori mercato. Ok, quindi io vi faccio una domanda che riassume un po' altre domande su questo argomento. Mettiamo il caso di non so, uno store, un negozio, insomma, che magari vende anche online, però è un negozio, magari io so, vi faccio l'esempio concreto, di abbigliamento. Quindi hanno un negozio di abbigliamento con un e-commerce e, non so, magari valutano l'idea di utilizzare una campagna di influencer marketing. Come si deve muovere? Cioè, partiamo da zero, è un negozio che ha un profilo Instagram business e decide di intraprendere la strada. Cosa consigliate? Così rendiamo proprio concreto anche per i nostri amici negozianti. Consigliamo innanzitutto di fare una ricerca di quelli che sono gli influencer. Facilmente, innanzitutto si può fare, la ricerca può avvenire prima da offline, quindi non solo offline, può avvenire proprio online direttamente, per esempio su Google, cercando gli influencer migliori per la nicchia a cui apparteniamo. Se siamo un e-commerce di abbigliamento, per esempio, possiamo cercare per quella nicchia quali sono gli influencer migliori anche da Google. Poi chiaramente da Google passeremo ad Instagram e cercheremo quelli che sono gli influencer migliori su Instagram e lì vedremo, insomma, diciamo, quali sono i loro numeri, come si sviluppano, il loro engagement e tutto ciò che è collegato, diciamo, al loro profilo. Esatto, sì. Un'altra strada è rivolgersi a un'agenzia di comunicazione, però noi consigliamo piuttosto che rivolgersi magari a un'agenzia di comunicazione dove è un po' come un'agenzia viaggi, nel senso il prezzo lieviterebbe molto sul costo finale. A questo punto potrebbe essere una buona idea utilizzare queste piattaforme che incrociano la domanda dei brand e l'offerta degli influencer, piattaforme come Buzzle, piattaforme come Glambassador, quelle che abbiamo introdotto, diciamo, all'interno del webinar. Comunque partire da zero, da sé, non è difficile. Una ricerca, come ha detto Stefano, su Google o attraverso il portale stesso di Instagram, attraverso gli hashtag, un po' attraverso la geolocalizzazione. Può essere questa una strada, sì. Ok, sì, quindi diciamo che tutte le domande sul costo dell'influencer, diciamo che poi è relativo e insomma bisogna valutare di caso in caso, ecco, quindi in caso, cioè nel senso, voi per esempio siete un esempio di persona a cui se io voglio iniziare a fare influencer marketing posso per esempio riferirmi e chiedervi, non so, mi date degli spunti su chi potrebbe essere l'influencer per me, che quanto mi può costare, eccetera, no? Se ho capito bene. Più che altro perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi conosciamo benissimo quali sono le cifre che sono state date prima a me precedentemente, e quindi da questo sappiamo assolutamente quali sono le cifre di mercato, specialmente su Instagram. Per quello molte persone si rivolgono a noi, molti brand, perché sanno che comunque noi sappiamo qual è il reale valore di una campagna in quel momento. Ok, un'altra domanda mi chiedono dei consigli per un salone di parrucchieri che vorrebbe un po' incrementare il target giovani. Quindi in realtà loro hanno tutti i profili social e vorrebbero cercare un po' di dare visibilità al target giovanile.
cosa possono fare? Sicuramente il profilo Instagram, noi abbiamo diversi clienti che hanno prodotti per cosmetica e io dico sempre che quelli sono i migliori, assolutamente i profili migliori per stare su Instagram, quindi assolutamente un profilo Instagram, fare della crescita su Instagram che sia in target per quella nicchia, quindi assolutamente Instagram, non perché stiamo facendo un Sì, webinar su e Instagram, ma assolutamente Instagram. sfruttarne tutti gli strumenti, quindi non solo puntare alla crescita in una delle metodologie che abbiamo appena visto, ma anche sfruttare gli strumenti, per esempio, delle campagne sponsorizzate per i propri prodotti, per le proprie offerte, potrebbe essere una grandissima idea efficace per un'azienda di questo tipo. Ok, quindi non so, esempio proprio per il vostro salone, io vi consiglio di fare, non so se mi viene in mente, anche utilizzare le stories, anche proprio mentre state facendo tagli, pieghe, inserire anche, magari se fai delle sponsorizzate con le stories, inserire un link per il contatto, non lo so, butto Esatto, là, creare interazione, magari molti, per esempio, una cosa che si può fare per questo caso specifico, magari chiedere ai clienti di condividere una Assolutamente. foto del risultato finale di una messa in piega piuttosto che di un taglio, questo potrebbe generare visibilità, fare dei sondaggi e perché no, adoperare anche lo strumento della campagna sponsorizzata per se ci sono delle offerte particolari, dei trattamenti particolari e va considerata Instagram, pensarla proprio come una vetrina pubblicitaria, quindi mettere su una vetrina qualcosa, in questo caso una vetrina digitale. Perfetto. Un'altra domanda che mi chiedono dei servizi di crescita da consigliare, mi sembra che ci siano sulle slide, ne avete già parlato, quindi in caso poi potete comunque vederli nelle slide, al volo, ne avete uno. Allora, noi stessi effettuiamo servizi crescita Certo. per Instagram. Io solitamente sconsiglio di andare su servizi automatizzati perché i servizi automatizzati chiaramente non hanno target, sono Esatto. fatti, diciamo, un po' così come viene. Quindi noi ci andiamo a sconsigliare chiaramente, non. Sì, no, chiaramente ci sono delle piattaforme sicuramente che operano bene. Quello chiaramente anche il servizio di cui ci occupiamo noi è automatizzato, perché le interazioni sono automatizzate, però noi lo gestiamo in prima persona e non ci affidiamo ad ulteriori sistemi automatici per gestire target, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente consigliamo noi stessi da un certo punto di vista, però ci sono diversi strumenti sicuramente validi anche sul web. Quello che io posso consigliare è, prima di acquistare qualsiasi servizio, leggere le recensioni, perché le Esatto. recensioni sono di un'importanza incredibile, quindi leggere le recensioni, chiedere opinioni. Ok. Cambio un attimo argomento. Mi chiedono riguardo l'IGTV, come è possibile diventare un account verificato? Allora, in realtà non esiste, cioè, allora, esiste la possibilità di effettuare una richiesta di verifica a Instagram. Chiaramente Instagram che decide, il team di Instagram che decide se dare una verifica o meno a un profilo. Questa è una cosa molto complessa, serve un posizionamento molto forte sul web in generale, quindi molti articoli che parlano di quel determinato profilo sul web, poi di tutto quello che è collegato su Instagram, quindi diciamo, le persone che parlano di te su Instagram e questo attraverso il suo algoritmo Instagram riesce a capire quale persone possono ottenere il badge di verifica e quali no. Però è possibile effettuare una richiesta direttamente dal pannello, dall'app di Instagram andando su impostazioni, richiesta verifica. Ok, perfetto. E un'altra piccola cosa tecnica, potreste darci un chiarimento sui contenuti in evidenza, da dove si creano? Allora, si possono creare direttamente dall'applicazione di Instagram, c'è cioè proprio un più. Guarda, lo possiamo anche far vedere in questo momento. Sì, guarda, grazie mille, così. Allora. Allora, come vedete, non so se si riesce a vedere, basta semplicemente cliccare su questo più, qui sotto, quindi sotto la biografia, ed è possibile aggiungere un contenuto in evidenza. Chiaramente verranno mostrate le stories che ci sono state negli ultimi mesi. E lì si potrà creare il contenuto in evidenza che si vuole.
scegliendo anche l'immagine, ed è per quello che noi dicevamo, consigliavamo Canva, per rendere tutto più ordinato e creare quindi, diciamo, anche un profilo che sia ordinato al 100%, sia come mood board che come contenuti in evidenza, che come bibliografia, insomma. Ok, mi chiedono sempre una domanda un po' di settore specifica per il discorso di agenzie viaggi, quindi un'agenzia che è offline. Sul discorso dell'influencer marketing, così a naso, ce ne sono? È una cosa valida? I costi sono esagerati? Poi c'è ovviamente il discorso del budget, è sempre un po' la preoccupazione di tutti, no? Quindi insomma. Beh, certo. Sì, ce ne sono. Noi abbiamo spesso collaborato con agenzie di viaggi fisiche che fanno viaggi con gli influencer. Anzi, anticipiamo che ne abbiamo uno proprio tra qualche mese in programma. E chiaramente anche lì l'agenzia solitamente anche loro fanno tramite un professionista o comunque tramite un'agenzia di comunicazione. Però possono anche loro direttamente rivolgersi agli influencer se comunque possono richiedere attraverso il loro budget la possibilità di far partecipare. Ma spesso ci sono comunque micro influencer che partecipano Sì. anche senza un budget, diciamo anche semplicemente con il viaggio, quindi sì, consigliamo assolutamente Esatto. di farlo, anche perché è una bella vetrina. Micro influencer sono comunque una categoria da tenere in considerazione, perché comunque anche lì c'è un via vai di contenuti che insomma possono essere virali anche da questo punto di vista. Ok. Allora, io vi faccio l'ultima domanda perché ne avrei un sacco, ma quasi no, continuiamo fino a stasera. Allora, parlando di crescita di interazione automatizzata, io vi chiedo sempre, partiamo da un negozio, un'attività, insomma un'attività piccolo-media, media grandezza. Quanto mi può, cioè un'idea di costo, Sì, un'idea di costo. per una strategia di crescita. Ma i costi in questo caso vanno considerati innanzitutto a livello mensile, sono solitamente dei costi mensili. Dipende poi dalla quantità di interazioni, diciamo da quello che si compra, perché molti servizi sono venduti a pacchetti, però di solito si potrebbe rientrare anche nel centinaio di euro mensili. Assolutamente, non sono costi Non molto. sono costi esorbitanti ed è un investimento che, se fatto con un servizio di qualità, quindi se fatto in target, può veramente tornare molto molto produttivo, molto redditizio per quanto riguarda vendite future. Perché noi consigliamo sempre di considerare Instagram come una nuova vetrina, come uno spazio pubblicitario in una grande piazza. Immaginiamo una piazza come Piccadilly Circus, che è una piazza importante di Londra, e immaginiamo una piazza così grande che può raggiungere miliardi e miliardi di utenti, che è la piazza digitale. Quindi fare un investimento, magari pensare di spendere 100 euro al mese per far crescere un profilo Instagram, non so, ai non addetti ai lavori potrebbe sembrare una spesa superflua, ma in realtà stiamo investendo 100 euro su advertising, in un certo qual senso. Quindi Certo, noi vengono consigliamo. scambiate tantissime interazioni, quindi Esatto. parliamo comunque anche poi di clienti che potenzialmente vengono a contattarti in direct e quindi da Esattamente. una spesa comunque mensile piuttosto bassa poi si trasformano tutti in potenziali clienti, insomma. Certo. E per quanti mesi, c'è cioè un minimo di quanti mesi secondo voi posso poi trarne beneficio? No, però serve continuità. Serve continuità. Questo lo possiamo garantire. Spendere soldi per 3 mesi equivale a buttarli. Quindi serve continuità. Serve portare avanti un servizio di crescita, perché queste sono interazioni massive, sono tantissime, quindi sospendere un servizio di questo tipo significherebbe cominciare a farle a mano, pena comunque regredire un po' nei numeri, questo sicuramente. Quindi noi consigliamo comunque di avere un piano che sia un po' più prolungato e continuo nel tempo. Okay, quindi praticamente inserire questi soldi nel nostro budgeting di pubblicità e continuare fin Sì, esattamente, quando crediamo che Facebook sia un social adatto al nostro business. considerarla come una voce di spesa essenziale nella propria strategia di advertising. Ok, sì, anche perché mi permetto un attimo di dire che
Fare advertising, anch'io faccio advertising come avete consigliato voi da business manager, eccetera, secondo me porta veramente risultati, però anche è anche vero che a un certo punto si arriva al punto in cui si dice e il salto dove lo faccio? Almeno io ogni tanto me lo chiedo. Quindi credo che investire magari un po' anche su questo potrebbe sicuramente aiutare a fare un po' il salto. Poi l'interazione si può avere sul singolo post anche magari da business manager, però poi nel complesso serve forse anche un collante un po' più ampio, ecco. Qui parliamo proprio di una crescita dell'engagement Sì, degli sì, sì, sì. utenti, quindi diciamo che abbiamo proprio una nuova nicchia, un nuovo Sì, pubblico sì, e sì. quindi assolutamente E consigliato. si parla comunque di crescita in target, quindi di crescita che si allinea con quello che è lo stile, con quella che è la mood board, con quello che è tutto il vostro business, il business. Quindi chiaramente se si fa, se stiamo parlando, torniamo magari al discorso dell'agenzia viaggi, chiaramente si farà in target una crescita che non solo è geolocalizzato sull'area di interesse, ma è una crescita che comunque si rifà al campo, al settore di quel business. Quindi stiamo praticamente, cosa stiamo facendo spendendo questa ipotetica 100 euro al mese? Stiamo accrescendo un profilo aziendale, quindi il know-how, la presenza sul social, il Personal branding. personal branding, un po' tutto. Ok, perfetto. Io ragazzi vi lascio perché vi ho anche trattenuto in più del previsto, Stato un quindi piacere. vi ringrazio. Magari se io non so, invito dopo, se qualcuno ha dei dubbi, ditemi voi se possono scrivervi Sì, all'email. scriverci all'email assolutamente. ci possono Ok. scrivere un'email al nostro indirizzo che abbiamo lasciato. Non so se loro hanno già il PowerPoint, penso No, che. lo caricherò con la registrazione che approfitto, caricheremo venerdì, quindi sia sul sito che vi arriverà un'email, avrete la registrazione, anche le slide, quindi comunque la vedete ancora nello schermo che è marketing@stefanocicchini.com. Scrivetegli in modo che anche magari ho visto che ci sono tantissime domande sui costi, forse potete dare un po' anche delle idee più precise. Certo, sì, possiamo dare delucidazioni a chiunque abbia bisogno di qualche informazione, certo. Ok, perfetto. Io vi ringrazio tanto, ringrazio tutti voi che avete ascoltato il webinar con così tanto interesse. E niente, grazie mille ragazzi, grazie a tutti e buona serata. Grazie a te, grazie a tutti per averci Grazie a te, grazie a seguito, tutti. grazie. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. grazie.